Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Questa sera siamo a Palazzo Cavallo con l'assessore Tiziana Nisini, bentornata. Buonasera a voi. Quando andiamo dall'assessore per parlare soprattutto di casa, perché qualche settimana fa eravamo tornati a Palazzo del Pero, dove sono ormai pronte da tempo queste bellissime case popolari, ancora vuote, e abbiamo parlato con il presidente di Arezzo Casa, Dindalini, che ci diceva il comune ha problemi a trovare le persone che ci vogliono andare. Ma è davvero così? Sì. Abbiamo ancora difficoltà, nel senso che l'inaugurazione avverrà il 14 dicembre, per cui prima di Natale. Ad ora sono stati assegnati 7 alloggi, ne mancano 5. E a differenza di quanto è stato detto, gli uffici hanno lavorato sodo, stanno facendo scorrere la graduatoria, ma le persone hanno difficoltà a scegliere poi un alloggio lontano dal centro, perché sono comunque persone che hanno delle difficoltà anche economiche e a volte anche a muoversi per i soggetti disabili che hanno in famiglia. E le prime posizioni, come sappiamo, ci sono famiglie con soggetti disabili, per cui preferiscono rimanere in centro per una serie di cose, di facilitazioni che hanno stando appunto nel centro di Arezzo. Stiamo continuando a far scorrere la graduatoria sperando comunque di riempirle tutte, perché sono alloggi nuovi, sono bei alloggi, tutti dotati di garage, per cui ne mancano 5 all'appello. L'importante è che non ci sia qualcuno che insomma fa una scelta e dice questo non mi piace, ne voglio un altro. No, questo no, anche perché l'ufficio è molto attento e non fa controlli solamente sulle abitazioni, sugli occupanti abusivi. E poi vorrei dire anche un'altra cosa, sì. Visto che non ho digerito una cosa, che il comune d'Arezzo punta a buttare le persone fuori di casa, mentre c'è chi preferisce riempirle. Anche noi preferiamo riempirle, ma preferiamo riempirle con le persone per bene che aspettano con correttezza il loro, insomma, l'immobile, tutto, che comunque è quelle che non devono starci, non ci stanno, perché comunque la regola fuori furbi è perché ce ne sono tanti, le case non rimarranno mai vuote perché abbiamo una lista infinita di persone che sono in attesa, ma oltre a privilegiare gli aretini vogliamo privilegiare anche le persone per bene, italiane o straniere che siano. Quindi insomma il messaggio è chiaro, immagino anche la soddisfazione però di chi ha avuto la notizia che ha ricevuto questo alloggio, no? Perché appunto è bello. Sì. E comunque siamo riusciti anche a far scorrere questa graduatoria grazie anche alle occupazioni abusive, agli occupanti abusivi che abbiamo stanato, perché ci sono anche persone che utilizzavano la casa popolare come seconda casa, che stavano all'estero e venivano a fare le vacanze estive o natalizie, persone che avevano la casa giusto per il gusto di avere una seconda casa, hanno riconsegnato le chiavi, per cui gli uffici hanno lavorato minuziosamente facendo controlli anche sui consumi fatti negli alloggi. Abbiamo recuperato più di 20 alloggi con questo sistema, dando modo a 20 famiglie che erano da anni in attesa di avere una casa popolare. Quindi, questo lo diciamo noi, chi c'era prima di voi questi controlli non li aveva fatti? Beh, a quanto pare no, diciamo che anche chi li dovrebbe fare probabilmente li fa in maniera superficiale, perché il comune si è anche sostituito al controllore. Che fare Arezzo Casa? Anche. Quindi insomma, attenzione, perché poi c'è gente che ha bisogno veramente della casa e non è giusto che insomma la tocchi a chi non ne ha diritto. Noi siamo per la regolarità, noi non vogliamo occupazione abusiva ad Arezzo e vogliamo che le persone per bene abbiano la casa popolare. Ci vorrebbero più edifici nuovi, al di là di che le risorse sono quelle che sono, anche perché in passato anche dei progetti che la regione, no, aveva annunciato, tipo nell'area Luna Park, no, non è mai stato poi avanzato quel tipo di progetto. Ci sarebbe bisogno di nuove realizzazioni per soddisfare le richieste? Sì, ci sarebbe bisogno, c'è anche Villaggio Gattolino, che c'è un cantiere aperto, lo conosciamo. Stiamo aspettando fiduciosi che si arrivi a un dunque. Che lì non si sa se è tutto fermo dalle notizie che avete voi, non lo so. Ma dalle notizie che ci arrivano, che comunque chiediamo perché è tutto il nostro interesse, che vengano insomma messe a disposizione nuove alloggi, i lavori vanno avanti, ma probabilmente più che andare avanti arrancano. Per cui ci auguriamo insomma che tutto proceda per il meglio e si velocizzi un pochino la costruzione anche di questi alloggi. Però comunque è anche importante recuperare quegli alloggi che hanno persone a cui non spettano. Bene, torneremo anche appunto al Villaggio Cattolino, grazie all'assessore Nisini. Allora buon Natale anche a queste famiglie che finalmente avranno la casa. È vero. Grazie, a domani. Presto.